Chiesto di parlare il senatore Mallegni, ne ha facoltà per 4 minuti. Sì, grazie Presidente. Io dico la verità, ero arrivato oggi a questa informativa con la voglia e la passione, pensando che francamente si fosse compreso il problema reale che la nazione sta affrontando. Ma devo dire che purtroppo non siamo entrati nel merito, assolutamente. Solo sentire le percentuali che ricordava poco fa il collega Mirabelli mi fa comprendere che voi non conoscete assolutamente la questione della quale state parlando, perché state discutendo di un qualcosa che va dal 6 al 13%, ricordando da 6 a 25 miliardi, prendendo in considerazione due categorie, la questione della categoria alberghiera. Allora, i numeri sono questi, così almeno, come dire, andate a casa ricordando qualche cosa di più di quello che avete portato in quest'Aula. I numeri sono 232 miliardi, 3 milioni e mezzo di occupati, il 13% del PIL soltanto legate alle strutture che si occupano direttamente di turismo. Se poi a fianco a questo ci mettiamo tutta la parte dell'indotto, che l'indotto non è l'agenzia di viaggio, l'indotto è l'elettricista, l'idraulico, il falegname, tutto quello che gira intorno alle strutture ricettive, alle case vacanze, agli stabilimenti balneari, avanti così, arriviamo e preso come elemento a sottrazione, quindi ho cercato di star basso, ho tolto di mezzo alcune delle categorie che sono elemento trainante anche dello stesso turismo, arriviamo a 7 milioni di addetti. Io vi ricordo che in Italia ci sono 18 milioni di lavoratori. 7 milioni sono soltanto legate al turismo e a quello che muove il turismo. Sono 450 miliardi di fatturato. Sono praticamente quasi più di un terzo del prodotto interno lordo. Questi sono i numeri reali. Queste sono le cose su cui noi dobbiamo basarci. Questa è l'industria reale, perché se chiude un'azienda importante da 1.600-1.800 addetti facciamo i tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico, ma se chiudono 27.000 alberghi in Italia nessuno se ne preoccupa. Questo è il problema, e muovono più persone. E allora sono decine le categorie, come dicevo prima, alberghi, extraalberghieri, il commercio, pubblici di giustizia, stabilimenti balneari, ci sono delle ordinanze, c'è il codice della navigazione che dice agli stabilimenti balneari, ministro, che devono aprire il 15 maggio e almeno il 15 maggio e chiudere il 15 settembre, ma noi il 15 maggio non possiamo aprire, abbiamo fatto un provvedimento che revoca questo provvedimento stesso del codice della navigazione, no, assolutamente no. Abbiamo la questione legata ai distanziamenti, stiamo ragionando per dare loro una prospettiva, non è che gli stabilimenti balneari si montano con uno schiocco di dita, io so che lei queste cose le conosce, però purtroppo mi rendo conto che in questo momento c'è una distanza siderale tra le necessità della categoria e quello che il governo metterà in campo. Abbiamo chiesto un fondo per 2 miliardi e mezzo, liquidità vera, non ulteriori debiti. Abbiamo chiesto la sospensione del decreto dignità, vogliamo i voucher, ma non quelli vacanze, lì vogliamo un tax credit totale. Se io vengo in vacanza lo posso dedurre dal mio reddito di quest'anno, se no non serve a niente. Il voucher serve per la flessibilità del lavoro, se no come faccio a assumere, avrò soltanto costi certi. La responsabilità penale del datore di lavoro, avete voluto approvarlo con l'articolo 42 del Cura Italia, una follia assoluta. Gli ammortizzatori sociali, abbiamo detto mantenete le persone in cassa integrazione, che comunque è un fondo perduto, mandateli a lavorare, fate in modo che il datore di lavoro paghi la differenza, almeno diamo un reale sostegno alle imprese. Lo stato di crisi, prendo atto di quello che lei ha detto, capisco e comprendo, ma era un segnale rappresentando un terzo del prodotto interno lordo, capisco che gli altri avrebbero richiesto, ma dove lo trova un settore in Italia che rappresenta un terzo del prodotto interno lordo? Non ce n'era. Abbiamo detto è un'occasione, inseriamo la flat tax, facciamo pagare il 15% di tasse, è un'occasione unica, non perdiamo l'occasione, non la perdiamo. Lei ci ha detto nelle varie interviste, oggi non l'ha detto, mi dispiace, se che sulla Bolkestein abbiamo risolto perché sarà inserito il provvedimento. Bene, sa che questa è una battaglia di Forza Italia, noi abbiamo il nostro paladino Gasparri sulla questione della Bolkestein, ci siamo affiancati, abbiamo portato avanti un ragionamento di questo genere, ma manca tutta la partita dell'IMU, della Tari.
Noi come facciamo a pagare la Tari che va a metro quadro su delle aziende che non sono aperte, che sono chiuse oggi? E vale per gli stabilimenti balneari, vale per tutti. Ma lei lo sa che gli stabilimenti balneari che sono in concessione pagano l'IMU? In questo paese è l'unico paese nel mondo. L'IMU è follia su una concessione demaniale. La stessa cosa vale per gli alberghi e la stessa cosa vale per tutte le altre attività che girano intorno al commercio. Quindi siamo veramente lontani. Io chiudo, grazie alla Presidente che mi ha dato questi pochi secondi in più, chiudo dicendo che c'è tutto un mondo che gira intorno al turismo, dai parchi di divertimento, dagli eventi, a tutto ciò che è movimento di persone. Il turismo è movimento di persone. Pensare di poterli avere e di non poter avere le persone che girano per l'Europa, che girano per il mondo, vuol dire chiudere le nostre aziende. Gli alberghi e molti altri stanno pensando di non aprire. Io voglio dire questo, e vuole essere uno sprone, non vuole essere un'ulteriore critica, mi sembra averne fatte già abbastanza. Gli imprenditori, in particolare del turismo, portano sulla schiena delle bruciature profonde. Bene, quella legata a questa pandemia non sarà una bruciatura, ma sarà un assassinio, sarà un omicidio delle imprese italiane. Spero che non sia un omicidio preterintenzionale, ma solo un omicidio colposo per incapacità di decidere. Noi lo speriamo, siamo qua, continueremo a far proposte, continueremo a ragionare nell'interesse delle imprese che sono l'unico motore dello sviluppo economico del Paese. Non ne conosciamo altri. Grazie.